Ciao di nuovo, siamo qui nel mio studio e oggi voglio parlarti di quali sono i suggerimenti per poter approcciare al meglio il sonno la sera. Allora, io ti do cinque piccoli suggerimenti. Il primo, ascolta il tuo corpo, il tuo bisogno di riposo, cioè senti ad un certo punto che, certo, a seconda del contesto, se non sei ad una riunione, se non sei ad una cena, non è che puoi rispettare il tuo corpo subito, devi procrastinare un po', però se sei a casa e puoi andare a letto e senti che sei nel punto giusto per poterti addormentare, vai a letto, chiudi le cose che stai facendo e fatti le ultime routine per poi portarti in una situazione di riposo e di abbandono. Piuttosto è meglio che ti svegli presto la mattina per terminare quello che stai facendo. Sicuramente ne risentirai positivamente. Quindi ascolta alla tua necessità di riposo, il tuo corpo te lo dice. Il secondo punto importante è quello della, necessità di togliere dall'ambiente la tecnologia, quindi spie luminosi, rumori, cellulari, computer che possano distogliere la tua quiete e il tuo rilassamento rispetto all'entrare in un buon ciclo REM, non REM. E le interruzioni durante la notte tecnologiche sono veramente deleterie, sia nell'addormentamento quindi che nella fase poi del sonno profondo. Se questo dovesse succedere, veramente ti va a disturbare il sonno. Poi un'altra cosa importante è un terzo punto, potrebbe essere quello di attenzione a ciò che mangi prima di andare a letto, perché se tu fai un pranzo o serale, una cena abbondante prima di andare a letto, oppure se mangi un pasto che è particolarmente ricco di glucidi la sera, questo ti va a rivoluzionare il tuo ciclo circadiano di cortisolo e questo ti può influire anche sullo stress che tu proverai non soltanto durante la notte, ma poi la mattina al risveglio. Quindi è sicuramente importante arrivare al riposo notturno con un digiuno di almeno un'ora o due. Inoltre è importante anche la temperatura dell'ambiente perché una temperatura molto alta, ti dico alta cosa intendiamo, quindi di oltre 21-22 gradi d'inverno o 24-25 gradi d'estate, va sicuramente a influenzare quello che è la capacità dell'abbandonarsi ad un sonno ristoratore sia del cervello che di tutto il corpo. Soprattutto alterazioni della sudorazione notturna possono dare delle difficoltà proprio di risveglio precoce che, come ti dicevo, è disturbante. Infine, lo stato mentale. Devo dire che il quinto punto, quello dello stato mentale, è determinante perché se tu arrivi a voler dormire, se sei ancora arrabbiato con qualcuno, hai un pensiero, un chiodo fisso, hai pensieri magari del lavoro del giorno dopo che ti disturbano, sicuramente non sei nello stato mentale giusto e quindi magari rincorri il desiderio di voler dormire ma senza riuscire ad abbandonarti totalmente. Quindi la cosa importante è quella proprio di entrare in uno stato mentale di quiete, serenità e abbandono e puoi farlo anche con esercizi di rilassamento, di immaginazione visiva, sui quali poi, se vuoi, ne possiamo parlare e sicuramente ti potranno essere utili. Quindi lo stato mentale è il quinto punto fondamentale per entrare proprio serenamente in questo, magico sonno notturno. Ciao, alla prossima, buona giornata!